La prima di queste composizioni che vi facciamo ascoltare riguarda Giuda l'Iscariota. Dovete sapere che Giuda ci interessa in quanto personaggio marginale, sperimentale, la persona più bistrattata, più offesa di tutta la storia del mondo occidentale. Oggi sappiamo, ci sono scuole di pensiero storico che dicono Giuda essere stato un patriota, quindi mettono in dubbio il fatto che abbia tradito nostro Signore per 30 danari, perché era benestante, era l'unico all'interno degli apostoli che avesse una cultura, gli altri con il massimo rispetto erano uomini di fatica, operai, gente del popolo, pescatori. Lui era l'unico ad avere una coscienza politica tra gli apostoli e voleva costringere, malinterpretando le parole del Cristo, e questo potrebbe essere possibile, lo sappiamo dalle parabole regolarmente fraintese dagli apostoli, voleva costringere il Signore a far intervenire l'esercito del Padre, le legioni del cielo, per cacciare i romani dalla Palestina. E allora noi iniziamo con questa dedica a Giuda l'Iscariota, la musica del grande Gheorghi Ligeti. Ligeti è un compositore contemporaneo di area slava che è stato l'autore delle colonne sonore del grande Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, un ciclista anglosassone, un ciclista inglese, che ha lasciato capolavori quali 2001, Odissea nello spazio, nello strazio, come dice chi non ha sopportato le due ore del film, o anche Arancia meccanica. Dalla musica di Gheorghi Ligeti, dedicato a Giuda l'Iscariota. Personaggio preferito. Giuda ha fatto la più grande puttanata della storia dell'uomo. Mangiare la mela, stiamo parlando di quell'altro cretino, è stata grande vaccata. Ma almeno lì o là, a seconda dei punti di vista, c'erano una donna nuda e un serpente stronzo. Ma Cristo Santo, Giuda Iscariota, 30 danari che manco te li sei potuti godere, che manco te li sei potuti godere. Tuttavia il problema è più complesso, il dramma è più profondo e andrebbe discusso. Giuda non aveva scelta, Giuda è stato scelto da qualcuno molto in alto. E se un giorno potrò mai viaggiare nel tempo, mi farò un viaggio a ritroso all'indietro di 2000 anni o qualcosina di meno e glielo andrò a dire. Giuda, gli dirò, Giuda, per l'amor di Dio, quando stasera ti invitano a cena, di che non puoi assolutamente, inventati qualcosa, che so, sparisci, vai a puttane, ma non andare a quella cena, non andare a quella cena. E si fottono tutti i paradossi temporali. Avessi la macchina del tempo, gliel'andrei a dire a Giuda l'Iscariota. Al pianoforte, Alessandro Mazzacelli.